Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 31 marzo 2023, San Beniamino, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. È stato ricostruito il muro storico in Vico Petrarolo a seguito del crollo avvenuto gli ultimi giorni dello scorso gennaio. Alle mie spalle la foto del crollo tratta dal nostro servizio realizzato pochi giorni dopo e le foto della ricostruzione. Questo angolo del nostro centro storico ritorna a risplendere col suo fascino a seguito del risanamento conservativo. Non dimentichiamoci mai di tutelare le nostre radici. Il Comune di Ostuni ha presentato candidatura al finanziamento per la selezione di proposte progettuali volte alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi. È intendimento della Commissione straordinaria mettere in sicurezza le zone del territorio particolarmente vulnerabili al rischio incendi boschivi e di interfaccia con i centri abitati. L'Ufficio Protezione Civile Comunale ha preparato una specifica progettualità per partecipare alla selezione con un finanziamento sino a 75.000 euro per i servizi tecnici, oltre all'acquisto di attrezzature di monitoraggio e controllo antincendio come telecamere e droni. Questa sera alle 18 presso l'auditorium del liceo scientifico presentazione del libro di Lino Patruno Imparate dal Sud a cura dell'Uni3. Cammino della Croce dei Giovani, incontro con il Vescovo Giovanni oggi alle 19 presso la Chiesa dell'Annunziata, in preparazione della giornata diocesana dei giovani a cura della pastorale giovanile Ostuni, Vicaria San Biagio. Nel pomeriggio alle 16.30 sulle frequenze di Radio Stuni, secondo appuntamento con il nuovo programma del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Ostuni, Il Sasso nello Stagno. Tributo al grande maestro pedagogista ed esperto di letteratura per l'infanzia Gianni Rodari. Ospiti della puntata Simone, Clara, Giuseppe e Giulia. Aggregazione è il tema di questo secondo appuntamento. Si è spento Antonio Giannotte, aveva compiuto 89 anni. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Sentite condoglianze alla famiglia. Presso l'auditorium Pantanelli Monnet, il Rotary Club Ostuni Valle d'Itria Rosa Marina ha presentato l'evento Donne e Lavoro, le misure a favore dell'occupazione femminile per incentivare la creazione di rapporti di lavoro stabili. Il servizio. Abbiamo accettato come istituzione scolastica di presentare l'evento del Rotary Club Ostuni in questo istituto perché crediamo nell'ottica dell'apertura dell'istituzione scolastica al territorio e di una maggiore collaborazione tra quella che è l'offerta formativa dell'istituto e quelle che sono le esigenze del territorio, questo tema donne e lavoro sia proprio in linea con quello che ci stiamo proponendo di fare in questo anno scolastico e anche nei prossimi. Noi in occasione della giornata internazionale della donna che appunto ricorre ogni anno l'8 marzo volevamo improntare un significativo evento che interessi e che avesse come oggetto, più che oggetto, come protagonista appunto la donna. Abbiamo voluto parlare e affrontare il tema di donne e lavoro proprio nella sezione, nella scuola, interessando i ragazzi del quarto e quinto anno che sono i prossimi soggetti ad affrontare il mondo del lavoro. La donna ancora attualmente in ambito lavorativo riveste ancora, ha ancora delle pecche di organizzazione e di ascesa organizzativa nel mondo del lavoro. Fortunatamente nel mondo occidentale le cose cambiano, ma in altri posti del mondo purtroppo questa situazione ancora versa in grave condizioni, non soltanto dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista sociale, in tutti i sensi. Il Rotary, proprio perché si fa promotore di iniziative socialmente utili, voleva organizzare questo evento per sfruttare quanto più possibile l'attività e quindi il soggetto della donna per approcciare
tracciare quelli che sono i progetti e a tutela appunto della donna. Oggi settimo ed ultimo appuntamento con il solenne settenario in onore della Vergine Addolorata. Alle 17.30 il Rosario e alle 18 la Santa Messa celebrata da Don Maurizio Cagliandro. La farmacia Denitto effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli in prevalenza sereni e poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati, temperature stazionarie, mare poco mosso. Citazione odierna. Se quando la vedi ti manca il respiro, stai tranquillo, non è amore, è allergia. Grazie per aver preferito la nostra informazione.